studio. Oggi proviamo insieme a eliminare i peli in 5 minuti con delle ricette che potete preparare in casa praticamente, quindi senza ceretta, senza silky peel e senza rasoio. Ho visto su internet varie ricette e ho scelto due che sembravano quelle che più o meno funzionavano di più, quindi vediamo insieme se realmente funzionano. Iniziamo subito dalla prima ricetta. Vi occorreranno 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio, 1 cucchiaino di dentifricio, qualsiasi dentifricio andrà benissimo. Preparate un cucchiaino anche di curcuma che potete trovare al supermercato e infine un mezzo bicchiere di acqua calda in cui ci andrete a spremere mezzo limone. Preparate questa pappetta, dopodiché andate a posizionare nella zona interessata. In questo caso io utilizzerò un braccio per farvi vedere se funziona il composto, anche perché sul braccio i miei peli sono comunque molto morbidi, ecco, non sono da rasoio, quindi non sono duri, quindi dovrebbero venire via facilmente. Quindi metto questa pappetta sul braccio, la massaggio un pochettino e la lascio in posa 5 minuti perché si deve praticamente asciugare completamente. Passati 5 minuti e anche di più, vado a prendere un po' di cotone e vado a fare dei movimenti circolari, prima in senso orario e poi in senso anti-orario. Massaggiate quindi questa zona in questo modo, dopodiché prendete un batuffolo di cotone imbevuto e andate a togliere il prodotto. Il risultato credo sia stato un vero e proprio epic fail, perché non ha tolto assolutamente niente, non ha funzionato, almeno su di me non ha funzionato. Questo è uno dei rimedi che utilizzano tantissimo le ragazze arabe, perché pare che la curcuma e il bicarbonato insieme creano, diciamo, una reazione che indebolisca il pelo. Andrebbe fatto più volte a settimana. Io ci ho provato, ho continuato a fare questa operazione per una settimana intera e niente, mi dispiace, non ha tolto assolutamente niente. Quindi ho deciso di provare con un altro rimedio. E ho trovato questa ricetta su internet. Praticamente dovete far riscaldare mezzo bicchiere di acqua in un pentolino e metterci all'interno, una volta che l'acqua arriverà all'ebollizione, 2 cucchiai circa di bicarbonato di sodio. Lasciate anche qui bollire l'acqua fin quando, insomma, diventerà un composto opaco e l'acqua avrà dimezzato il suo volume. Una volta che avete raggiunto questo composto, prendete sempre la zona interessata e andate a picchiettare con questo liquido la zona. In questo caso io utilizzo sempre il braccio. Quando avete tamponato bene la zona, prendete tutto il bicarbonato che magari rimane nel fondo e lo andate a mettere anche questo sul braccio. Dopodiché lasciate riposare 5-10 minuti fin quando si sarà praticamente calcificato. Prendete un cotone e fate lo stesso procedimento, quindi andate a fare dei movimenti circolari, prima in senso orario e poi in senso anti-orario, fin quando avrete tolto praticamente tutta la polvere dal braccio. Risciacquate. E questo è il risultato. Neanche questo praticamente ha funzionato, almeno su di me no, mi dispiace, non so perché, eppure ho visto gli altri che applicavano questo prodotto e sembrava realmente che i peli andassero via. Quindi ragazze, non vi fidate, morale della favola, non vi fidate di questi video in cui mi viene detto che il bicarbonato elimina i peli, che il Colgate elimina i peli. No, la ceretta elimina i peli. Quindi fatevi la ceretta. Morale della favola, depilatevi. Questo è tutto. Comunque, niente, ci ho voluto provare anch'io. Fatemi sapere se l'avete provato anche voi e se questo video vi è stato utile. Quindi lasciate tanti tanti pollici in su. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!